Ciao, bentornati, io sono Jessica e oggi vediamo insieme Stickbot, di cui vi ho già parlato in un paio di video sui regali di Natale sotto i 30 euro, ma adesso ne parliamo insieme in modo approfondito perché vi è piaciuto. Mi ha inviato questo prodotto Don Quixote, che è un sito dedicato ai giochi per i bambini e per i ragazzi. Mi ha inviato questo e altri due prodotti che vedremo anche insieme su Facebook. Quindi finalmente sono riuscita a provarlo dal vivo e a provare soprattutto anche le applicazioni collegate a questo gioco, a questo strumento, che possono essere utilizzate anche indipendentemente dallo strumento, ovviamente. E a proposito di donquixote.info, restate fino alla fine del video perché c'è una sorpresa per voi proprio da parte di questo sito. Prima di farvelo vedere in dettaglio, che cos'è Stickbot? Innanzitutto questo è un set, ma ce ne sono tanti altri. Questo è il set di base che contiene sia i personaggi che ci permettono di creare la nostra animazione, sia il palcoscenico con il green screen o il blue screen, poi vedremo perché, e anche il cavalletto per lo smartphone. Come vi dicevo, ci sono tanti altri set di Stickbot. Come sempre vi lascio tutti i riferimenti nella descrizione qui sotto al video, così potete andarli a vedere direttamente. Stickbot è uno strumento che ci serve per la creazione di animazioni e di piccoli video animati in stop motion. Quindi noi andremo a muovere passo passo, frame dopo frame, i nostri personaggi e mettendoli tutti assieme, questi scatti, andremo a creare il nostro video. In più, come vi dicevo, questo set con il green screen ci permette di aggiungere anche degli sfondi che nella realtà non ci sono. Quindi li andiamo ad aggiungere attraverso l'applicazione sfruttando appunto il riconoscimento dei colori, in questo caso il verde o il blu. Quindi il verde o il blu verranno sostituiti con dei nuovi sfondi che potremo andare a scegliere. Come vi dicevo, collegato a questo set e anche agli altri set di Stickbot c'è l'applicazione. Io vi farò vedere quella che ho utilizzato io, che è la 2.0, ma c'è anche l'applicazione 1.0, quindi sceglierete quella che è compatibile con il vostro dispositivo. Anche di queste vi lascio i link in descrizione. E l'applicazione vi guiderà passo passo nella creazione del vostro video animato. Quindi voi andrete a posizionare i personaggi, andrete a scattare la fotografia e poi per il frame successivo si muoveranno i personaggi. Questi sono anche molto comodi perché hanno le ventose, quindi li potete mettere in posizione e sono super snodati, quindi potete scegliere la posizione che vi piace di più. Andate a scattare la seconda immagine, poi via via tutte le immagini verranno messe insieme in sequenza e formeranno il vostro video. Come vi dicevo, potete sostituire anche gli sfondi sia per il video che per le immagini singole, quindi le fotografie singole. Potete aggiungere anche della musica e anche il voiceover, quindi con la vostra voce potete andare a dare una voce ai diversi personaggi. Andiamo a fare insieme il nostro primo video animato e qualche fotografia con l'applicazione. Eccoci qui, ho già preparato il set, quindi ho montato il green screen, ho scelto la parte verde, ma c'è anche la parte blu se vogliamo, e ho sistemato in posizione i due personaggi del mio film. In più ho sistemato sul cavalletto che c'è all'interno della confezione lo smartphone con l'applicazione Stickbot Studio 2.0. Adesso vado a selezionare Create Movie, aspetto un attimo che si sistemi l'applicazione. E poi con il tastino delle impostazioni vado a scegliere la funzione sfondo, che è la seconda sulla destra, e da qui posso andare a scegliere uno sfondo che sostituirà il green screen tra quelli che vengono proposti dall'applicazione. Ce ne sono veramente tanti. Io scelgo quello della stanza con i divani perché mi posso far aiutare anche dai rialzi che sono sempre nella confezione. Poi vado a settare anche con lo slider il livello della coprenza, quindi posso decidere io quanto deve essere coperto o scoperto il verde sullo sfondo. Dopodiché, in base allo sfondo, vado a posizionare bene i due personaggi e a questo punto posso scattare la prima foto con il tastino con la fotocamera. Quindi il primo frame è scattato. In un secondo ce ne sono 12, quindi ogni 12 frame saranno un secondo di filmato. Faccio fare un passettino al mio secondo personaggio e riscatto la foto che sarà il secondo frame.
E così via, quindi li sposto un pochino tutte le volte. Dobbiamo stare attenti a non spostarli troppo, altrimenti il film sarà troppo veloce, l'animazione. E così proseguo e devo ricordarmi che con questa velocità ogni 12 scatti ci sarà un secondo di video. Adesso mandiamo avanti veloce la registrazione fino al 12° frame, quindi il mio video sarà più o meno di un secondo perché ne vado a scattare 12. Per aiutarmi con la sistemazione dei personaggi, come vedete, utilizzo, come vi dicevo prima, le scatoline che ci sono all'interno, che sono dello stesso colore del green screen e quindi mi permettono di lavorare anche su più livelli di altezza all'interno del palcoscenico. Ecco qui che ho fatto i miei 12 scatti e adesso posso andare avanti con la realizzazione, quindi vengono caricate tutte le foto che ho fatto ed ecco qui il mio filmato, quindi posso selezionare play. E vado a vedere tutto il mio filmato che, come vi dicevo, dura soltanto un secondo. Posso rivedere tutti gli scatti che ho fatto, posso aggiungerne alcuni se voglio e posso andare anche nelle impostazioni. Ad esempio, qui posso settare la velocità, quindi se aumento il numero di frame per secondo, ad esempio 24, sarà molto più veloce, quindi durerà in questo caso mezzo secondo. Tornando sempre nelle impostazioni. Se vado a diminuire invece la velocità, imposto 6 frame al secondo, quindi la durata del mio video sarà il doppio, perché ho scattato 12 frame, quindi 2 secondi. E infatti ecco qui che dura 2 secondi. Ovviamente il movimento sarà un po' più a scatti. Sempre nelle impostazioni posso andare anche ad aggiungere la musica di sottofondo tra i file presenti sempre nell'applicazione. E oltre alla musica posso andare anche a registrare il voice over con il rec e play, lo posso risentire per aggiungere la mia voce al video. Quando ho finito, vado col pulsantino in alto a creare il video, quindi si aggiunge anche il suono in questo caso e viene scaricato. Quindi lo posso scaricare nella galleria dello smartphone e averlo per utilizzarlo come un qualsiasi altro video. Ecco qui il mio. Ecco, quindi avete visto cos'è StickBot? Secondo me è molto molto interessante perché dopo aver fatto un po' di pratica con il set possiamo andare ad utilizzare la stessa applicazione anche per creare i nostri video in stop motion e anche utilizzare la funzione del green screen con un nostro schermo verde e andare a sostituire lo sfondo con lo sfondo che preferiamo tra quelli che ci vengono proposti all'interno dell'applicazione. Come vi dicevo, c'è una sorpresa per voi perché donkeyshot.info, che è il sito che mi ha inviato questi materiali, mi ha dato anche un codice sconto, quindi se acquistate all'interno del sito, quando andate a pagare, quindi al momento del pagamento, dopo aver scelto la spedizione, potete andare ad inserire il mio codice sconto che è JESS10. Jess con due S, comunque vi lascio anche questo nella descrizione così potete andare a copiarlo e incollarlo direttamente sul sito e avete il 10% di sconto, che non è mai male, quindi se fate un acquisto c'è il 10% di sconto. Io spero che questa sorpresa vi faccia piacere, andate a vedere anche tutte le altre cose che ci sono su donkeyshot.info perché ci sono veramente tante tante proposte. E spero soprattutto di avervi fatto conoscere uno strumento nuovo che potrete utilizzare in classe con i vostri alunni. Noi, come sempre, ci vediamo qui sul canale lunedì con le Google News e giovedì con i nostri video di tecnologia educativa. Ciao!